Oggi voglio mostrarvi delle cosine che mi sono arrivate dalla Bon Pretty Store. Sono quattro cose che ho scelto e ve le voglio far vedere. Allora, il primo è un washi tape con questa luce, spero che si veda, ed è fatto così. Ovviamente sono random, quindi l'hanno scelto loro, me l'hanno inviato casualmente, però devo dire che mi piace abbastanza, anche perché è comunque una fantasia, diciamo, che mi mancava, e ha tutte queste forbici. E poi mi sa che l'ho messo al contrario, non lo so, comunque c'ha questa scritta cinese che chissà cosa vuole dire, cioè, cosa ci sarà scritto? Boh, mistero. Poi un'altra cosa che ho preso sono queste due matite, che secondo me mi saranno utilissime. Sono uguali, io sinceramente speravo che fossero diverse. Sono praticamente quelle che si schiaccia. Ma c'è la mina, pensavo che erano senza, che dovevo metterla io la mina. Wow, scrive benissimo. Si vede? Bella, mi piace. E praticamente le ho pensate da utilizzare per il bullet journal, perché prima di farlo comunque a penna o colorato, io lo faccio sempre a matita perché ho paura di sbagliare o che magari i disegni mi vengono male. Poi vi mostro un'altra cosina che secondo voi cosa può essere, conoscendomi? Ovviamente degli stickers, che sono la mia passione. Se mi conoscete e mi seguite da un po' sul canale, lo sapete che io sono pazza per gli stickers. E ho preso questi, sono ovviamente ancora Ani. E niente, penso che li utilizzerò tanto per il bullet. Li ho presi apposta perché sono in bianco e nero. E a me sul bullet utilizzare comunque le decorazioni bianco e nero piacciono tantissimo. Sono 6 fogli, come potete vedere hanno tutte queste fantasie così molto carine, molto minimal, quindi semplicissime. E dentro questi riquadri si ci può scrivere quello che si vuole, c'è la torta, pesciolini, fiocchettini, cuoricini, insomma tutte queste cose così molto molto semplici. Li ho trovati carini, mi mancavano e quindi ho deciso di prenderli. E adesso passiamo all'ultima cosa, che vi farò anche il tutorial, quindi partirà tra un po' un mini tutorial, perché ho preso questo che mi incuriosiva davvero tantissimo. Io ho sempre avuto quelli della Essence. Per intenderci, sono andata a prenderlo questo qui della Essence, no? Che ha questa spatolina e questo coso. Il problema è che li utilizzo pochissimo, tra l'altro c'ho tantissime piastrine perché mi piacciono troppo, però ogni volta i disegni mi vengono sempre storti, quindi non riesco mai a farli venire nel punto dell'unghia dove voglio io, e questa cosa mi snerva tantissimo. Quindi quando ho visto questo qua sul sito della Bon Pretty, ho detto no, io lo devo assolutissimamente provare. E viene con la spatolina e questo, che è la cosa figa. Adesso come ve lo faccio vedere, è tutto gommoso, blu 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 blu. E la cosa figa è che, guardate, vediamo se riesco a farvelo vedere, ingrandisce. Ora spero che si veda, ma è come se fosse una lente di ingrandimento. E adesso lo proviamo insieme perché andrò a decorare le mie unghie insieme a voi. Ed eccomi qui. Allora, sulle unghie ho applicato questo bellissimo smalto della Pupa. Poi andrò ad utilizzare questa piastrina che è della Essence. E ovviamente lo smalto, questo bianco, che è indicato per fare appunto gli stampi. E adesso andiamo subito a utilizzare questo stampino. Io ovviamente l'ho già fatto su questa mano e funziona veramente e sono felicissima, ma voglio farvi vedere ovviamente a voi come, come vengono bene. Ho scelto di fare la farfallina perché mi piace troppo. Basta semplicemente che tampono e voilà, presso, rilascio e viene il disegnino.
Io gli stampini li ho sempre adorati, ma non li utilizzavo perché ogni volta i disegni mi venivano sempre tutti storti, non mi venivano mai come li volevo io. E invece adesso, grazie a questo stampino che è trasparente, comincerò ad utilizzare tantissimo tutti questi stampini, che ne ho davvero tanti, e mi farò tutti questi disegnini super super bellini sulle unghie. E secondo me sono perfetti per chi vorrebbe farsi delle nail art carine a casa, ma non essendo brava a disegnare, non le fa. Queste quindi sono tutte le unghie e mi piacciono troppo. Queste quindi erano le cosine che volevo farvi vedere che mi sono arrivate questo mese dalla Born Pretty Store. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ricordo che giù nell'info box vi metterò il codice sconto del 10% che potete utilizzare sul sito e vi lascerò anche i link di queste cosine che ho preso. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se ancora non lo fate, perché che faccio? Il maestro musicale. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se ancora non lo fate, così potete vedere tutte le fotine che pubblico. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like così me lo fate sapere e aspetto di leggere anche i vostri commentini, mi raccomando. Io vi mando un enorme besito e ci vediamo in un prossimo video. Bye!